Una folla commossa, composta e colma d'affetto per il suo concittadino strappato alla vita in giovane età, ha dato nel pomeriggio di sabato nella chiesa matrice di Patrizi l'ultimo saluto a Leandro, il ragazzo di soli 13 anni travolto da un treno. La presidente della Camera dei Deputati sbatte in faccia la porta ai giovani musicisti calabresi impegnati contro la 'ndrangheta. Lettera aperta del presidente Furcio alla Boldrini, scoppia il caso. A faccia a faccia di Giovanni Minoli sulla 7, il punto con Vincenzo Rinarello, presidente di Goella Consorzio Sociale, che lotta contro la 'ndrangheta in Calabria e nel resto d'Italia, uno dei protagonisti della Tre Giorni del Lingotto. Quello di Rinarello è stato uno degli interventi più applauditi e twittato anche da Renzi, che scrive in prima fila contro la 'ndrangheta, l'ho incontrato la scorsa settimana nella Locride. Le fiamme gialle del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, hanno individuato e sequestrato due container provenienti dalla Cina, contenenti giocattoli contraffatti. Calabria presente alla 43esima mezza maratona di Roma, grande delegazione nella capitale per testimoniare come il camminare bene equivale a farsi del bene in occasione dell'Obesity Day. Sport, ultimo incontro in Serie D per il Volley Roccella, che vola in Serie C. Mega festa insieme a sportivi e tifosi ieri a Roccella Ionica. Bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Telemia. Partiamo subito dai funerali del giovane 13enne travolto e ucciso da un treno assoverato nel tardo pomeriggio di giorno 8 marzo. Ieri una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Leandro. Caro diario, voglio raccontarti come me la sto passando in questi ultimi tempi. Beh, diciamo che ultimamente sta andando abbastanza bene. Vado a scuola e il pomeriggio esco con gli amici. Volevi diventare un informatico, ma purtroppo i tuoi sogni sono stati infranti per una stupida peraltro. Non ti dimenticherò mai. Ricorderemo sempre il tuo sorriso, la tua allegria, la tua voglia di aiutare a tutti. Addio Leandro, ci mancherai, ti vogliamo bene. Non ci sei più tu, ma ci siamo noi. Ci sono i tuoi amici. Ti prego, Leo, di loro che se il pomeriggio si passa del tempo sui libri per lo studio, per la lettura, non è da perdenti. Ma è di chi sa che la conoscenza ti permette di sognare, di volare, di scegliere, e la capacità di scegliere rende liberi. Caro Leo, questi tuoi amici, di che se il pomeriggio si sta a casa con i propri genitori a fare loro compagnia o chiacchierare, sostenerli o aiutarli, non è da perdenti, ma è da ragazzi normali che sanno trasformare la normalità in straordinarietà, senza stravaganze. Di loro, caro Leo, che sono così numerosi e questa sera ti aspetti, ascoltano. Di loro che frequentare l'oratorio, la parrocchia, non è da perdenti. Anche se per giocare non indossi la maglietta o il pantalone che ti fa chic. Certe esperienze le deve provare. E certe esperienze no, non conviene.
e non perché qualcuno te le vieta o te le proibisce, ma semplicemente perché non fanno bene, perché sono solo dei pesi inutili, bagagli ingombranti, perché i ragazzi, quelli buoni come te, tutti i ragazzi, sono chiamati a volare in alto. Vola alto, Leo, vola alto. La Presidente della Camera dei Deputati ha sbattuto in faccia la porta ad un gruppo di musicisti calabresi impegnati contro l'Ndrangheta. Adesso arriva una lettera aperta del Presidente Furci a Laura Boldrini e scoppia il caso. Ed ecco la lettera del Presidente Francesco Furci, Presidente dell'Associazione Musicale Aragone, a cui fa capo l'Orchestra Giovanile di Fiati di Laureana di Borrello, che da 9 anni porta avanti un progetto musicale il cui motto è «Chi banda non sbanda», più volte diretta dal maestro Riccardo Muti e che nel corso degli anni si è esibita in numerosi concerti, in luoghi istituzionali e alla presenza delle più alte cariche dello Stato. La lettera è indirizzata alla Presidente della Camera dei Deputati, Boldrini. La contatto, scrive Furci, per esprimere il mio disappunto, la mia delusione, la mia mortificazione rispetto alla vicenda del diniego o divieto di accesso disposto dai suoi uffici ai danni dei nostri ragazzi, una sorta di DASPO ai palazzi della rappresentanza. Perché tutto questo, Presidente? Il danno morale nei confronti dei nostri ragazzi è inquantificabile. Le modalità di gestione di questa procedura da parte dei suoi uffici è indegna di uno Stato di diritto. Dopo l'iniziale conferma ufficiale scritta dagli uffici, della data del 15 di marzo per un concerto presso la Sala della Regina, soltanto successivamente i suoi consiglieri ci hanno ripensato. La motivazione fornita per iscritto dal vice segretario generale Fabrizio Gastaldi alla base del diniego sopravvenuto, e cioè la non disponibilità di sedi presso Montecitorio da qui alla fine della legislatura, è offensiva per l'intelligenza dei cittadini calabresi e lesiva per la dignità umana dei nostri giovani. Avete realizzato un vero e proprio attentato alla civiltà, alla cultura, ad ogni possibilità e speranza di riscatto e al recupero per la nostra terra e per il futuro dei nostri giovani. I nostri ragazzi sanno che la Camera dei Deputati ha disposto per il mezzo delle forze dell'ordine e per ben 2 volte delle verifiche e degli accertamenti su di essi, motivandoli con il conferimento di un encomio. Purtroppo, ad oggi l'unico encomio è stato quello di non accoglierli e di cancellare il concerto. I ragazzi non sono stupiti e non lo sono neppure i calabresi. Tutti hanno capito che la Camera dei Deputati aveva semplicemente il timore di sporcare il buon nome dell'istituzione, aprendo le porte a dei giovanissimi musicisti perché provenienti da un territorio difficile. Presidente, è vergognoso che il Parlamento della Repubblica sia ipergarantista con i parlamentari stessi o nei riguardi dei componenti del governo, per i quali vale sempre e comunque la presunzione di innocenza anche quando questa è oggettivamente insostenibile. Con una semplice letterina superflua da parte dei suoi uffici e con un parere superficiale quanto sprezzante, ha stralciato come fosse niente anni di impegno, di fiducia e di progresso civile e umano messo in campo volontariamente da un giovane maestro che altro intento non aveva se non quello di fornire su un territorio difficile una valida alternativa alla delinquenza e alla criminalità, assicurando ai giovani che nella vita c'è altro, che si può partecipare con la cultura e con il merito al progresso sociale, civile e umano delle comunità anche più problematiche. Ha disprezzato tutto questo e distrutto, tentato di distruggere i sogni e le speranze di un futuro diverso di 70 giovani e di 70 famiglie, di un'intera comunità e di tutte le persone che hanno sostenuto questo progetto. Presidente, una vera spiegazione prima o poi lei ce la dovrà fornire. Una risposta è tenuta a darcela e non smetteremo mai di rivolgerci a lei fin tanto che non avremo una risposta vera e sensata e fin tanto che lei non sarà in grado di ricomporre ogni singolo frammento di questo sogno infranto. Comunque, nei giorni 14 e 15 di marzo, i nostri ragazzi saranno lo stesso a Roma e si esibiranno con dei concerti presso l'Istituto del Vaticano, The Church Palace, nonché a Piazza San Pietro, ad un'udienza al cospetto del Santo Padre. A faccia di Giovanni Minoli sulla 7, ieri presente Vincenzo Rinarello, che ha parlato del consorzio sociale Goel. Vediamolo. Vi chiedo una cortesia personale, mi ascoltate, Vincenzo Rinarello. Ha fondato insieme ad alcuni amici, sotto la guida illuminata di Monsignor Bergantini, nella Locride, un gruppo di imprese sociali, la Goel. È una straordinaria storia di lotta contro l'Ndrangheta.
con il lavoro, con il consenso, con l'impegno, con i rischi personali enormi. È una storia straordinaria, bellissima. Tutto iniziò con una domanda. Una domanda da calabrese. Perché la Calabria è ridotta così male? Vincenzo Linarello, ti abbiamo visto protagonista super applaudito al Lingotto. Perché al Lingotto? Ma Goel fa delle cose, ma ha un progetto politico-culturale di cambiamento della Calabria. Lo abbiamo messo in un documento che chiamiamo il Manifesto di Goel. In passato, oggi e in futuro, ovunque verremo chiamati per portare avanti il nostro messaggio di cambiamento. Andate dovunque, dovunque vi invitino voi andate, questo è il punto. Assolutamente. Senti, tutto parte da una domanda, l'abbiamo sentita, perché la Calabria è ridotta così male? Perché è ridotta così male? Ma in Calabria pensiamo che la precarietà non capiti per caso, che ci sia un sistema di alleanze tra i vertici dell''ndrangheta e un reticolo anche di massonerie deviate e illegali che collaborano insieme per controllare le risposte ai bisogni delle persone in cambio procacciare voti che poi utilizzano per ottenere altri posti da cui controllare altri bisogni di persone, famiglie e imprese. Ecco, voi fate impresa etica, cioè con l'etica si guadagna? Noi crediamo che se l'etica è unita a uno sforzo costante di innovazione, di ricerca, si possono ottenere dei risultati. Ora, il punto è che l'etica non è sufficiente che sia giusta, perché se è solo giusta ed è appannaggio di pochi eroi, viene marginalizzata. E cosa deve essere allora? Deve essere efficace, deve risolvere i problemi, deve fare in modo che possa essere competitiva rispetto a tutto ciò che etica non è. Ed è quello che voi fate, diciamo, sostanzialmente con le vostre imprese. È lo sforzo che proviamo a portare avanti. Quando, per esempio, noi abbiamo tanti rami, il nostro ramo agroalimentare, dico il bio, quando di fronte a un prezzo locale per gli agrumi, per le arance di 5 centesimi al chilo addirittura, noi riusciamo a ricostruire la filiera biologica con gli agricoltori colpiti dall''ndrangheta e fare in modo di dar loro 40 centesimi al chilo e non centesimi, allora l'etica diventa efficace. Certo, diventa efficace, si guadagna. Voi dite non bisogna vincere, ma bisogna convincere, perché convincere è più importante di vincere. Qualunque trasformazione che la storia abbia realizzato, dove una parte abbia imposto delle cose anche giuste contro e a un'altra, non sono trasformazioni che sono durate. Noi pensiamo che le risposte vere, le trasformazioni vere della storia siano quelle dove tutti vincono insieme, quindi non solo convincere nel senso di persuadere, ma anche nel senso del vincere insieme. Noi saremo contenti quando tutta la Calabria, persino i mafiosi, vinceranno insieme in un'unica strada di trasformazione. Senti, ma e questo conviene solo per la Calabria o un discorso generale? Io credo che questo sia un discorso generale ed è lo sforzo a cui è chiamata oggi la politica. La politica deve imparare a convincere se vuole effettivamente realizzare risposte per tutto il paese e non per una parte, per le lobby, per le consociazioni. Senti, un'ultima cosa, il prossimo step vostro qual è? Noi pensiamo che Goel debba crescere ancora di più, per fare in modo che nessuno possa dire che è una lodevole e bella eccezione. Ma se noi realizziamo l'etica nella moda, nel turismo, nell'agricoltura biologica, nel sociale, nella sanità, e lo facciamo portando dimensioni importanti. Ma questo è anche recuperando e usando i beni confiscati? Sì, i beni confiscati sono importanti. La considero una cosa normale, ma non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è riuscire a dimostrare che la 'ndrangheta è inutile, non solo ingiusta. Che la loro risposta non è una risposta efficace, ma è fallimentare. Invece l'etica vince, redistribuisce i vantaggi a tutti e non solo a pochi come fanno loro.
Il caso di Anna Maria Scarfola, giovane abusata da un branco all'età di 13 anni a San Martino di Taurianova, è finito ieri sulle Iene. Vediamolo. Avevo tanta paura, il mio cuore batteva forte, si muovevano solo gli occhi, erano l'unica via di fuga. Ho solo pregato dentro di me che finiva tutto. Quando sono arrivata a casa, sono entrata nel bagno e ho incominciato a strofinarmi, a lavarmi, visto che c'era del sangue sulle mie gambe. È stata una notte lunga. Questa storia ha inizio tanto tempo fa, in un piccolo paese della Calabria. E i protagonisti di questa terribile vicenda sono due, un branco di uomini senza scrupoli e una ragazzina dal grande coraggio, Anna Maria. Io il 4 aprile sono stata la prima volta violentata da un gruppo di ragazzi. Lui mi aveva detto che dovevamo solo parlare. Mi sono fidata, sono salita in macchina. Mi ha portato in un casolare dove c'erano i suoi amici che lo aspettavano. Poi ho iniziato a chiedere spiegazioni a lui, ma lui è diventato cattivo, ha cominciato a urlare, sta zitta. Io non potevo neanche fuggire perché la macchina era chiusa. E poi quando mi sono ritrovata lì sul posto ho capito che stava accadendo qualcosa di molto brutto. Siamo stati nel paese con una telecamera nascosta e sentite cosa pensano di lei. Canaporta, guarda che controllo il paese. Io saggio così da 13 anni di fottivo, ma basta, sì. Però. Ma che si passa? Ma va per gli stufami? No. E vedi, è andato torto facendo parcello, che andava cristalli innocente in galera. Il primo si è passato suo padre. Pingare a mezzo Italia, io sono d'accordo. Perda la testa uno, perché non è buono. Ma una cosa, tanto così, la vacca è, ci ho buttato lo scuro. Non lo so, non abbiamo paura di parlare, però non servite tutti perché tutto il paese lo sa. Quando sta bambina andava in piazza, si alzava la gonnellina, che c'erano persone anziane, e l'incitava. Che loro non erano impotenti, che erano quest'altro, quindi questo non è che lo raccontano di tutta questa storia qua. Pensa anche lei che siano innocenti questi ragazzi? Innocenti queste ragazze? Ma per me no. Quindi sono colpevoli i ragazzi? Sì, certo che sono colpevoli. No, la ragazza, noi quelle che i maschi, parliamo di cose che ne capisciamo meglio, noi i maschi, i femmine sono colpevoli. Tanto scusi, quindi io non potrei, secondo il suo ragionamento, io di notte alle 4 con la minigonna e i tacchi è meglio che non ci vada in giro, perché uno no, potrebbe... No, è loro andare in giro. Torniamo al Medioevo. E lei cosa faceva per provocarli? Cosa io faceva? Niente. No, lei, l'Anna Maria. Cosa faceva? Si avvicinava, eravamo qua a ruota così e tanto cercava fino a che qualcosa... Era lei a 13 anni che diceva ragazzi dai, violentatemi. No. Adesso vedo che mi ha capito. Fatto bene Anna Maria a scappare da qua. Le donne, specialmente le mogli, dicevano che è colpa tua, maledetta, la devi pagare. Giustificavano loro e incolpavano me. Per come dicono qua nel paese, c'era una ragazzina molto facile. Cioè questi ragazzi stanno pagando innocentemente. Una ragazzina che ci sta non è violenza sessuale. Che io sono una moglie di un imputato. E niente, il mio parere per quanto riguarda me e anche qua al paese, mio marito è un ragazzo che sta pagando la galera innocente. Ma per fortuna il comune confinante le è sempre stato vicino. Quando Anna Maria entrava in aula, diciamo, la definivano in vari modi. La puttana, tutta una serie di altri termini che venivano gridati fuori dall'aula. E noi facevamo anche una sorta di scudo umano, ecco. Anna Maria, quando io la vedevo nei processi, era molto sola. E sembrava che questo territorio la trattasse come una malanova. Cosa vuol dire malanova? Quasi una disgrazia, un qualcosa di negativo per tutto e tutti. Lei non è una malanova, anzi che è una risorsa per tutte le persone che hanno il coraggio di denunciare, di ribellarsi, di resistere quando ci sono casi di violenza. C'è un'altra Calabria che le sta a fianco. La storia di Anna Maria è un emblema, un simbolo, e non solo perché dopo tanti anni ha trovato il coraggio di denunciare. I casi di violenza sulle donne, il femminicidio, che troppo spesso leggiamo sui giornali, sono accomunati quasi sempre da una richiesta d'aiuto inascoltata. E anche nel caso di Anna Maria, il giorno dopo il primo stupro, qualcuno non l'ha ascoltata. E la mattina decisi di andare a raccontare tutto il parco perché volevo aiuto, e Don Antonio si è preoccupato a dirmi che forse avevo capito male. Ma tu gli hai raccontato delle violenze? Io gli ho fatto nome, cognomi, ho detto quello che è successo, gli ho fatto vedere con i lividi sulle braccia. Lui mi domandò: ti vuoi confessare? Io dissi no, perché io voglio essere aiutata. Mi hanno fatto anche un test di gravidanza per vedere se io ero rimasta incinta. Come risulta anche dalle carte processuali, durante il dibattimento Anna Maria chiede insistentemente al prete di ricordarsi di quel fatto specifico, e il prete risponde testuale: intanto il test di gravidanza credo non sia stato il giorno di Pasqua. E ancora: io ti ho mandato da Suor Mimma, ho detto vai a parlarne con Suor Mimma. Io quando l'ho saputo, cioè del test di gravidanza, ho rimproverato Suor Mimma dicendo: ma tu come religiosa non ti dovevi permettere di andare a comprare il test
test di gravidanza. Quindi avevano capito che tu avevi subito violenze sessuali? Mi ha detto non puoi creare uno scandalo e alla fine di tutto mi ha detto io ti assolvo. Io mi aspettavo che il prete mi prendeva per mano e mi portava dai carabinieri a denunciare oppure mi aiutasse a dirlo alla famiglia. Invece da lì il primo muro d'omertà è stata la chiesa. E purtroppo il mancato aiuto del prete ha fatto sì che le violenze continuassero per altri 2 anni. Don Antonio, tra l'altro, è stato condannato a 1 anno, pena sospesa, per falsa testimonianza. Cosa pensa dei compaesani? Ancora adesso dicono di Anna Maria che è una puttana. Non lo dica questo, non è vero. Lo dicono, l'abbiamo sentito. Oggi le intervistate lei. No, tutti abbiamo sofferto con lei, chi in un modo e chi in un altro, abbiamo portato tutti la nostra croce. Lei dice che non è venuta a chiederle aiuto? Io ho paura che lei si sia confusa, perché mi sembra assurdo che io non mi ricordo una cosa del genere. Mi hanno stuprato, non me lo sarei potuto dimenticare. Cosa pensa di questi ragazzi? Cosa vuole che pensi? Siamo tutti vittime. Se è così come dice lei, sono delle cose indegne. Si dice se è come dice lei vuol dire guardi, che non ci crede. Non mi posso far dire una cosa che io non conosco, non so. Io posso credere, sì. C'è stato un processo. Sì, sono stati condannati. Bene, sono delle persone che hanno fatto una cosa indegna. Una persona è morta e 3 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada statale 18 Tirrenica, nei pressi di Cetraro, in provincia di Cosenza. A perdere la vita è stato un 30enne di Paola. I 3 feriti sono la moglie della vittima e 2 giovani di Cetraro. Sul posto, per verificare la dinamica dell'accaduto, la polizia stradale oltre al 118. Cambiamo argomento perché arrivano agevolazioni sui trasporti per le famiglie calabresi in difficoltà. Ce ne parla Nicodemo Barillaro. La giunta regionale calabrese nell'ultima seduta ha stanziato 5.640.000 euro a valere su risorse POR 2014-2020 per agevolazioni tariffarie a servizi di trasporto pubblico locale destinati a soggetti in condizioni di difficoltà economica o sociale. In particolare, l'esecutivo calabrese ha preso atto della deliberazione agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale per i soggetti individuati dalle linee di indirizzo per l'attivazione di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva formalizzata dal Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Sociali. La deliberazione è stata proposta congiuntamente dagli assessori alle politiche sociali Federica Roccisano e alle infrastrutture Roberto Musmanno. Per effetto della delibera, soggetti appartenenti a nuclei familiari svantaggiati e multiproblematici potranno acquistare abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale per documentati motivi di lavoro scolastici a un prezzo ridotto grazie a un cofinanziamento massimo regionale del 70%. I requisiti per l'accesso alle agevolazioni si applicano al nucleo familiare e sono i seguenti: i 6 inferiori a 3.000 euro in subordine saranno ammissibili, anche istanze provenienti da nuclei familiari per i quali l'ISEE è inferiore a 10.000 euro. Sussista almeno una delle seguenti condizioni: presenza di un componente di età minore di 18 anni, presenza di una persona con disabilità e di almeno un genitore, presenza di una donna in stato di gravidanza. E la Calabria ha risposto presente alla 43esima mezza maratona di Roma, grande delegazione nella capitale per testimoniare come il camminare bene equivale a farsi del bene in occasione dell'Obesity Day. La salute cammina alla mezza maratona Roma-Ostia. Alla partecipatissima 43esima edizione Roma-Ostia quest'anno si fa di più che correre, si cammina, e la Calabria che cammina arriva in grande delegazione nella capitale per partecipare alla entusiasmante manifestazione e per testimoniare anche in questa occasione che camminare, ma soprattutto camminare bene, non è solo un divertimento e una gioia, ma è soprattutto farsi del bene e prendersi cura di sé e curarsi. Camminare è salute è stato lo slogan dell'Obesity Day 2016 per sostenere la giornata mondiale contro l'obesità. Camminare e vivere è lo slogan nato dalla collaborazione tra l'ASD Calabria Fit Walking e la Lega Italiana Tumori Sezione Crotone. Quindi una partecipazione alla Roma Ostia massiccia e camminate per divertirsi, stare insieme, ma soprattutto per sottolineare l'importanza del cammino nella vita di tutti i giorni, non solo come stile di vita ma come abitudine di vita. Camminare, ma soprattutto camminare bene, a passo veloce e con opportuna tecnica, rende la camminata una vera attività aerobica adatta a tutte le età. Ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità.
Bentrovati a questa seconda parte del TG News. Ripartiamo da Gioia Tauro perché le fiamme gialle, in concomitanza ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane del porto di Gioia Tauro, hanno individuato e sequestrato due container provenienti dalla Cina e carichi di giocattoli contraffatti delle più note marche. Le fiamme gialle del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, hanno individuato due container provenienti dalla Cina contenenti giocattoli contraffatti delle più note marche. L'operazione, condotta dalla Procura della Repubblica di Palmi, ha consentito, dopo una serie di incroci documentali e successivi meticolosi controlli eseguiti su numerosi container in transito presso il porto di Gioia Tauro, l'individuazione di due carichi illeciti imbarcati nel porto cinese destinati, secondo la documentazione doganale esibita nel Montenegro e in Croazia. Pertanto si è proceduto ad accertamenti peritali da parte dei tecnici delle società titolari dei marchi, i quali hanno confermato l'intuizione dei finanzieri e dei funzionari doganali, ossia che i prodotti erano contraffatti. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro 10.524 giocattoli per un valore di circa 52.000 euro. Si sottolinea ancora una volta l'importanza dell'azione svolta dalle Fiamme Gialle e dall'Agenzia delle Dogane a contrasto del fenomeno dell'illecita commercializzazione di prodotti contraffatti e contro la sleale concorrenza a tutto danno delle imprese corrette. Detti prodotti, peraltro destinati a minori, in assenza delle condizioni di genuinità previste dalla vigente normativa, sono potenzialmente dannosi per la salute delle persone. Torna in aula il processo bis per l'omicidio di Gianluca Congiusta, l'imprenditore di Siderno assassinato il 24 maggio del 2005. Dopo una lunga pausa dovuta all'attesa per la pronuncia della consulta, oggi i giudici avvocati sono tornati in aula d'appello a Reggio Calabria. Non ha mai smesso di lottare Papà Mario, che per un attimo era presente infatti in aula oggi. Andiamo adesso a Taurianova perché si è svolto un partecipato consiglio comunale. Ce ne parla Ferdinando Milicia. Un emendamento canguro che spiazza l'opposizione fa incassare a sindaco e maggioranza il primo sì alla modifica dello statuto comunale. È il riepilogo di quanto accaduto nell'ultimo consiglio, dove alla vigilia si prevedeva l'ennesimo muro contro muro tra maggioranza e minoranza nel tentativo di modificare la carta principale del comune. Si era al terzo tentativo e i nastri di partenza erano due le proposte di modifica, una avanzata dalla maggioranza e l'altra dall'opposizione, con il consigliere Rocco Sposato come jolly della serata e un mal di gesto quinto assessore causa principale dell'impasse tra le forze politiche, voluto dalla maggioranza, rigettato dalla minoranza. Dopo una serie di battibecchi sull'opportunità di votare o meno entrambi i progetti si è passata alle dichiarazioni. Il leader degli innamorati Roy Biasi asserisce di voler approvare subito le parti comuni, chiamando al senso di responsabilità i consiglieri. Dario Romeo del Partito Democratico ironizza sulla proposta di Biasi, definendola una simpatica trovata, mentre Cettina Nicolosi, ex candidato a sindaco, parla di eterna ossessione del quinto assessore. Lo statuto è un documento solenne, dice, e va modificato secondo i valori dell'appartenenza della legge e non secondo i valori politici della maggioranza. A stretto giro arriva la replica del consigliere di maggioranza Francesco De Marco, che si chiede il motivo di resistenza sul quinto assessore dal momento che è a costo zero. Una sospensione dei lavori seda momentaneamente i bollori dell'assemblea, si riprende con la proposta del sindaco e quasi come una genialata studiata da tempo a tavolino, forse un'imboccata chissà da chi, Scionti tira fuori l'asso della manica, propone un emendamento canguro che accolga dei punti dell'opposizione nella proposta della maggioranza. L'idea fa sbottare Biasi, che parla di prevaricazione e di proposta illegittima, tanto da portarlo ad abbandonare l'aula insieme ai tre consiglieri del gruppo Scarfò, Perri, Versace. Nino Caridi, ex innamorati, autonomo con il suo monogruppo NCD, resta inchiodato alla sedia. Replicano le altre opposizioni. Nicolosi sostiene che la proposta di Scionti è irricevibile. Maria Stella Morabito è contraria, ritenendola un modo per aggirare l'iter regolare. Una nuova pausa chiesta dal sindaco e il preavviso che il
il primo giro di boa per lo statuto voluto dall'amministrazione è vicino. Serviranno altre due votazioni a maggioranza per farlo passare definitivamente. Alla ripresa dei lavori, il primo cittadino legge l'emendamento stilato durante l'intervallo con 4 punti della minoranza trasbordati nella proposta della maggioranza. Si tratta del documento di rendicontazione annuale che dovrà fare la giunta davanti al Consiglio, la diretta web delle sedute, un ufficio, delegazione del comune nelle frazioni e nelle contrade. E infine un'enunciazione di principio da inserire nella carta comunale. L'emendamento passa con 9 voti favorevoli e 4 contrari, sposato, vota con la maggioranza. Si passa poi a votare la prima bozza, quella del sindaco, che raggiunge 9 voti a favore e 4 contrari e scacco al re. La partita si chiude a favore del primo cittadino e della sua nuova maggioranza. Si replica il 20 marzo. Ultimo incontro di Serie D per il Volley Roccella che vola in C, mega festa ieri. La partita di ieri, ultima di campionato contro l'Edilmaster di Belvedere Marittimo, è stata solo una formalità. Piuttosto era importante attendere l'ultimo scambio per poter vedere l'esplosione di gioia e l'avvio dei festeggiamenti per la storica promozione in Serie C. Anche ieri, durante tutta quanta la partita, il classico canto Serie C, Serie C. Il canto di vittoria di numerosi appassionati, soliti e tanti che nelle ultime settimane si sono aggiunti. Ieri spalti gremiti al palazzetto dello sport di Via degli Ulivi e si è festeggiato questo storico squadrone che ha trionfato dopo un entusiasmante duello con la diretta rivale di Taurianova. Un campionato dove mai è stata messa in dubbio la leadership e mai Taurianova ha dato l'impressione di poter mettersi alle spalle la compagine ionica. Nulla hanno potuto contro gli autentici gladiatori che, grazie ad una perfetta simbiosi tra giovani e veterani, con un gioco corale e entusiasmante, hanno portato la cittadina al primato in assoluto e alla promozione diretta in Serie C. Un campionato ricco di emozioni, con il Roccella che ha fatto tutto da solo, riuscendo, malgrado il campionato sia stato tanto tirato, di mettere in mostra molti giovani interessanti, tipo Bomber Gugliotta. E poi anche i veterani con i colpi inauditi di mister Carrozza e i suoi disegni strategici. Alla fine l'abbraccio del popolo roccellese, che ha detto grazie a tutti questi ragazzi che con grandi sacrifici ci hanno sempre creduto, formando nel corso di questi mesi un affiatamento fuori dal comune. Un grazie grandissimo del popolo all'eroe della pallavolo roccellese, il presidente Lucà, che nonostante le mille difficoltà, gli scoramenti e i sacrifici economici, non ha mai mollato e ha sempre creduto nello staff di amici che lo circondano, nello sport pulito, nell'affiatamento dei ragazzi che hanno col sudore sempre onorato, sia negli allenamenti e sia durante il campionato, i colori della propria maglia. Ieri tutta Roccella ha reso omaggio a questa straordinaria realtà che tante emozioni e soddisfazioni ha regalato a tutto il paese. Sanità nella Locride, un malato da curare, questo è il titolo di un convegno ospitato a Siderno. Una sanità accessibile ai pochi, quella calabrese. Chi ha un reddito basso si cura a stento, la fuga nel privato per accorciare i tempi non è per tutti. Il tema è stato affrontato all'interno del convegno Sanità della Locride, un malato da curare, organizzato presso la sala comunale di Siderno dalla sezione del Partito Comunista Italiano della cittadina. Il fine dell'incontro è stato quello di denunciare la situazione sconcertante in cui si trova la sanità calabrese. Una sanità sempre più inaccessibile da parte del cittadino che non ha un certo reddito, costretto a migrare altrove. La tutela alla salute, insomma, tanto citata dal noto articolo 32 della Costituzione, è messa sempre più in discussione dopo l'introduzione di Alessandro Siciliano, segretario della sezione del Partito Comunista Italiano, gli interventi di Pietro Fuda, Michele Tripodi e Giovanni Calabrese, rispettivamente sindaci di Siderno, Polistena e Locri. Tra i presenti, il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, Mauro Alboresi. È un incontro per noi molto importante. Analoghi incontri abbiamo fatto in diverse parti del nostro paese, altri ne faremo per denunciare la situazione nella quale si trova la sanità. Il Servizio Sanitario Nazionale, nelle sue diverse articolazioni regionali, oggi è per tanta parte in crisi. La risposta che viene data ai cittadini è in tanti casi insufficiente, si moltiplicano i casi di malasanità. Tutto questo non è casuale, è figlio delle politiche che in materia sanitaria si sono affermate nel Paese, nei diversi contesti regionali nel corso di questi anni. Abbiamo bisogno quindi di rimettere la sanità al centro, dobbiamo ritornare a garantire ai cittadini il diritto a curarsi, che è quota parte di quel desiderio di salute che ci anima tutti. Per fare questo abbiamo bisogno di politiche adeguate che non riducano i posti letto, che non chiudono gli ospedali,
che determinano le condizioni per una risposta sempre più qualificata sul piano della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Abbiamo bisogno anche di ritornare ad affermare una sanità gratuita di qualità per tutti. Il rischio, a fronte delle politiche che si sono affermate in questi anni, è che la salute, il diritto a curarsi, siano un fatto di pochi, siano legate strettamente alle condizioni economiche. Per noi tutto questo è inaccettabile. Per il Partito Comunista Italiano davvero la sanità è un diritto irrinunciabile che deve garantire tutte e tutti. Ma noi siamo qui per rivendicare il diritto dei cittadini alla salute. Voglio dire con forza che il diritto alla salute è un diritto costituzionale e quindi è inalienabile e deve essere assolutamente difeso. Purtroppo in questi anni si è ragionato come il passo del gambero in Italia e soprattutto al sud. La sanità, che era diventata in Italia un emblema, un'eccellenza di civiltà, perché la sanità era uguale per tutti, gratis per tutti. Oggi invece non è così. Oggi la sanità pubblica si sta vendendo a pezzi, tassello per tassello. La sanità non è più per tutti, perché chi ha redditi bassi, chi non ha reddito, disoccupati, non possono più curarsi. E indice il fatto che tanti cittadini italiani non vanno più in ospedale perché costa, non si curano più perché costa e quindi sono aumentate le malattie. Questo lo dice l'Istat e non noi. Noi siamo qui quindi per difendere il diritto dei cittadini di potersi curare. Nei nostri territori sta avvenendo ancora di più, perché si chiudono gli ospedali, non si assumono medici, non si assumono infermieri, non c'è più quindi la garanzia del pubblico, della sanità pubblica. Questo significa che si costringono i nostri cittadini ad andare a migrare, quindi la migrazione sanitaria in Calabria è aumentata sempre di più. Questo significa che quando si chiudono gli ospedali periferici, si chiudono i presidi della sanità pubblica e si porta il cittadino a dover andare al privato e pagare. Questo non va bene, perché chi non ha soldi non si può quindi curare. Noi quindi, come Partito Comunista, così come abbiamo fatto sempre, siamo qui per rivendicare questo diritto. I compagni di Siderno hanno fatto benissimo a fare questa iniziativa, perché difendere l'ospedale di Locri significa anche nel nostro territorio difendere un presidio di civiltà. Talento e passione, impronte di donne, se ne è discusso all'ex convento dei minimi di Roccella Ionica. Vediamo. Molto partecipata all'iniziativa Talento e Passione, organizzato da FIDAP a Roccella Ionica presso il convento dei minimi. Una manifestazione volta a valorizzare il talento delle donne. In occasione della serata la premiazione dell'architetto Katia Aiello, tra i talenti anche la nota stilista Patrizia Papandrea, con una sfilata molto apprezzata dal pubblico. Soddisfatta dell'evento, il presidente della FIDAP di Roccella Ionica, Caterina Zappia. Questa sera siamo qui a celebrare insieme alla sezione di Siderno per celebrare un evento importantissimo, la giornata internazionale delle donne. Questo evento è denominato I talenti delle donne perché noi abbiamo creato questa giornata proprio per dare la possibilità ad alcune donne del nostro territorio di proporsi come talenti. Ne abbiamo individuate moltissime, ma abbiamo scelto Mariella Costa, scultrice, Patrizia Papandrea, stilista, Laura Fadica Tanzaro Urzino e la pianista Bozzo. Di talento sentiamo parlare in continuazione, da sempre ammiriamo quelle personalità che grazie a talenti eccezionali hanno cambiato la vita dell'umanità, migliorando il modo di vivere, di muoversi, di vestirsi, di percepire l'arte in tutte le sue forme. E la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione e noi questa sera diamo l'opportunità a queste donne di proporsi ai presenti e non presenti, e ad esternare ancora già quello che rappresentano per dimostrare a tutti la loro bravura. Allora, oggi le sezioni di Siderno e di Roccella commemorano la giornata internazionale della donna. E, oltre a ricordare naturalmente le lotte per l'emancipazione della donna,
noi abbiamo voluto come sezione dare un taglio diverso e parlare anche dei traguardi che la donna ha raggiunto nel nostro territorio. E per questo motivo che oltre nella manifestazione è prevista anche una premiazione che questa volta riguarda una donna da vicino, che ci sta qui vicino, accanto, Katia Aiello, l'architetto Katia Aiello, una donna eclettica, una donna che riesce a coniugare la professionalità, l'amore per le associazioni, l'amore per il bello e la famiglia, e tutto in un contesto unico, perché riesce a dare di sé il meglio e a cogliere nelle cose le cose belle. Ci sarà la sfilata di moda di Patrizia Papandrea, che è appunto uno dei talenti scoperto dall'architetta Aiello. Inoltre ci sarà una mostra di gioielli anche di una socia, la socia Ursino della FIDAPA di Soverato. Questo per mettere in evidenza appunto come la donna oggi nel nostro territorio ha raggiunto determinati traguardi e una certa emancipazione, perché non bisogna parlare di quello che ancora dobbiamo raggiungere, ma dobbiamo parlare anche di ciò che abbiamo già raggiunto. E per quello che mi riguarda, per avermi voluto, come capita ormai da tanto tempo, a relazionare rispetto a questo tema importante, a relazionare sulla donna vista da una prospettiva particolare, analizzata da una prospettiva che è quella di chi fa giornalismo sul campo, che è quella di chi ha il compito di analizzare il fenomeno dell'evoluzione sociale rispetto al quale la donna, a mio avviso, diventa termometro importante. Quindi affrontare un tema, quello di stasera, analizzando quello che è il cambiamento della società, della Locride, ma ripeto, più in generale della Calabria, con la donna che diventa termometro del cambiamento, termometro di una società che nell'ultimo trentennio ha fatto segnare un'accelerazione importante. Stasera anche noi qui con FIDAPA, sezione di Roccella, sezione di Siderno, per promuovere il talento delle donne. Questa sera presento una micro collezione ispirata appunto alla donna mia musa. Questi abiti che ho realizzato stasera qui rappresentano una donna forte, moderna, tenace, che sa stare al suo posto nel mondo con grande sacrificio, con grande dignità. E questa è la donna del 2017, la donna di Patrizia Papandrea e del Laboratorio degli Artisti. Sono felice di essere ritenuta dalla stessa FIDAPA uno dei talenti femminili del territorio. E per questo motivo ho esposto delle sculture e delle pitture. A fianco a me vi è un'opera scultoria che raffigura Ettore ed Andromaca, quindi un amore storico, ma in sala vi sono delle sculture in pietra locale, delle opere pittoriche, tutte incentrate sul tema della donna, qual è appunto il tema della serata. A Pazzano inizia la missione dei Padri Minimi di San Francesco di Paola. Dobbiamo essere davvero grati ai frati di San Francesco di Paola per questa scelta che ha privilegiato la vallata dello Stilaro e il nostro comune di Pazzano, in quanto ricade nel nostro comune il santuario di Santa Maria della Stella. È un'altra opportunità che viene offerta al nostro comune. Monsignor Oliva, si è appena conclusa la prima concelebrazione per la missione popolare che i Padri Minimi di San Francesco di Paola hanno voluto portare nella vallata dello Stilaro, la nostra vallata bizantina dello Stilaro, che sta per iniziare anche un cammino di fede nuovo in vista di una comunità di parrocchi. Ed è stato un bel inizio, un solenne inizio quello di questa sera, che è iniziato proprio con l'accoglienza del mando di San Francesco di Paola, nel segno proprio di una richiesta di protezione da parte del santo paolano, di protezione di queste tre comunità che intendono camminare insieme, intendono
mettersi in ascolto della parola insieme, intendono collaborare insieme, dare quindi l'immagine di una Chiesa unita. Un augurio allora a queste comunità perché possano vivere questo tempo di missione come tempo di incontro, come tempo di ascolto, come tempo di condivisione, un tempo cioè per riscoprire la bellezza del Vangelo. Padre Antonio Bottino, vicario provinciale dei Padri Minimi di Paola, questa sera iniziata la missione popolare qui a Pazzano in tutta la vallata dello Stilaro, ci vuole presentare la figura di San Francesco? Ma diciamo che è nota a tutti i calabresi. San Francesco è l'uomo della Calabria, i calabresi lo hanno voluto come il santo di tutta la Calabria, ma non solo in Calabria. Noi sappiamo che Francesco è stato per un tratto di vita in Calabria fino al 1483, dopodiché poi per obbedienza al Santo Padre, il Papa Sisto IV, ha dovuto partire per recarsi in Francia, a Tours, dove gli è rimasto altri 30 anni. San Francesco è vissuto 91 anni, è nato il 27 marzo e quest'anno, prossimo 21, concluderemo il sesto centenario della nascita di San Francesco. 27 marzo 1416, 2 aprile 2007, muore a Tours. San Francesco è il santo dei miracoli, in lungo e largo, perché è stato il santo dell'amore, della caritas, della carità, quella che ha portato a tutti. E il messaggio che porta anche qui a Pazzano, a Bivonci, a Stilo, ecco, porta quel messaggio di pace, di riconciliazione, ecco, e di perdono, fino a dimenticare il torto ricevuto. E questo è il messaggio che rivolge ai cuori di questi calabresi, ecco, per cercare di riscoprire il Gesù Cristo benedetto, che è il più grande e il più prezioso di tutti i doni, come soleva dire. E con quell'accoglienza e con quel volto ilare che accoglieva tutti coloro che si recavano a Paola per chiedere sollievo, chiedere aiuto, chiedere una speranza, anche qui tutti coloro che vengono a venerare le sacre reliquie che lo rappresentano, il sacro mantello e un altro frammento del mantello, una piccola reliquia che abbiamo portato da Paola, preziosissime. Ecco, chi venera queste reliquie, ecco, chiede a San Francesco, ecco, la guarigione del corpo e dell'anima, chiede di ravvivare, soprattutto in questo vento dello spirito che soffia, ecco, su questo lembo di terra, quello di rinnovare la fede, di rinnovare quella fede, quel rinnovo della rinascita dell'acqua e dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo. E allora, ecco, questo è il messaggio che San Francesco vuole portare a tutti i santi calabresi. Soprattutto vediamo l'uomo, è l'uomo di Dio, l'uomo che ha rinunciato a tutto per dare il primo posto a Dio, ritirandosi nella grotta. Sappiamo che Francesco nasce come eremita, però poi pian piano, ecco, comprende che deve condividere con gli altri, con altri frati, ecco, questo carisma, questo dono che Dio gli aveva dato. Non lo tiene per sé, i doni di Dio non si possono tenere per sé, ma si devono condividere con i fratelli, come noi, ecco, condividiamo con questa comunità oggi il carisma di Francesco di Paola per portare tutti a Gesù. Andiamo a Gioia Ionica perché si è concluso il progetto Gioielli d'Argilla. Siamo a Palazzo Amaduri, oggi è l'11 marzo 2017, si è appena conclusa l'ultimo appuntamento di Gioiellini d'Argilla, che hanno visto coinvolti 14 bambini, e questa sera, con nostro grande piacere, nostro e dell'amministrazione comunale, tutte le mamme dei baby ceramisti. La lezione di stasera era dettata dai bambini che davano delle indicazioni alle mamme per realizzare dei manufatti in argilla. Tutto questo affinché le mamme, che già coscienti di quanto i baby ceramisti hanno fatto in 3 mesi di lavoro, però hanno potuto appurare con le proprie mani e con il proprio lavoro in effetti quanto hanno lavorato questi bambini. Le attività sono iniziate ad ottobre con una proiezione sulla crosta terrestre e la formazione in generale di questo pianeta Terra. E di Terra appunto ci siamo occupati, di diversi colori, di diverse composizioni. E durante il nostro percorso, oltre alle argille e ai colori diversi, abbiamo realizzato
sia gioiellini d'argilla, quindi con composizioni di colori diversi, e sia manufatti con la tecnica meccanica del tornio. Ci ha aiutati e sostenuti il maestro ceramista Natale Loccisano, che ha insieme a noi fornito tutta la sua esperienza di grande ceramista di Gioiosa Ionica. È un'esperienza di 40 anni, quindi possiamo affermare che è uno dei personaggi più importanti gioiosani che svolge ancora attività di artigianato locale. E dunque Natale Loccisano ha, nei tre appuntamenti stabiliti assieme a lui, dato delle indicazioni ai bambini per realizzare al tornio sia dei piatti che altri manufatti. Questo per dare ai bambini l'idea di come si lavora la terra. È stata una delle operazioni più complicate per i bambini, perché è un'attività che implica anche molta esperienza, però è fondamentale affinché i bambini possano capire veramente qual è l'importanza della terra. Sì, allora, praticamente è stata un'esperienza bellissima questa di vivere con i bimbi il discorso di creare delle cose con l'argilla, e la cosa più bella è stata praticamente che i bimbi, una volta aver imparato l'arte, tra virgolette, ce l'hanno trasportata a noi, passata a noi, e quindi per me è stata una cosa fantastica. Volevo ringraziare Carmela per questa esperienza bellissima che ha fatto vivere i nostri bambini con gioiellini d'argilla, e ha dato loro la possibilità di venire a contatto con la materia prima, che la Bibbia dice anche che l'uomo è stato creato con la materia prima che Dio ci ha dato, la terra, quindi la natura. E grazie a questa esperienza noi stasera, mamme e anche un papà, abbiamo avuto la gioia di apprendere dai nostri bambini quello che loro hanno imparato in questi mesi, varie tecniche e l'utilizzo dell'argilla. C'è stato veramente un grande entusiasmo da parte di tutte le mamme, si sono divertite più loro stasera che i nostri bambini ad insegnarci. È davvero un'esperienza unica che raccomandiamo a tutti, quindi quando ci sono i corsi per gli adulti vi invitiamo a partecipare compatti, perché l'esperienza che si vive è difficile da trasportare in parole. Grazie Carmela, facciamo un applauso a Carmela e a noi mamme, grazie. Siamo all'agenda. Domani alle ore 18 presso la sala convegni dell'hotel Città del Sole di Stilo si svolgerà il convegno Il passato presente nel territorio di Stilo. Martedì 14 alle ore 17 al Museo Archeologico di Locri si svolgerà la giornata nazionale del paesaggio. Sempre domani alle ore 18 all'ex convento dei Minimi di Roccella Ionica un nuovo appuntamento con Scolè per discutere con Fortunato Maria Cacciatore. Martedì 14 alle ore 18 al Teatro al Castello Gioiosa Ionica si terrà un'assemblea cittadina sul centro storico. Sabato 18 alle ore 16:30 a Palazzo Amaduri, Gioiosa Ionica, sarà presentato il libro di Carlo Minervini, Come te. Giorno 30 marzo alle ore 10 presso l'hotel Kennedy di Roccella Ionica avrà inizio un corso di formazione sulla figura dell'artigiano del breakfast. Il buongiorno si vede dal mattino. Infine, sempre giorno 30 marzo all'hotel Kennedy di Roccella Ionica avrà luogo la terza edizione di Hospitality Riviera dei Gelsomini. Andiamo adesso in rassegna stampa. Le prime pagine dei quotidiani calabresi, vediamo subito l'apertura del quotidiano del Sud. Ciro Marina, l'urlo di dolore al corteo, giustizia per mia sorella, oltre 2000 persone ieri alla fiaccolata per Antonella. In piazza anche Oliverio e rappresentanti delle istituzioni, indagini dall'autopsia, nuovi elementi. Proseguiamo, Catanzaro minaccia la compagna con il coltello, dà l'allarme alla figlia quindicenne di lei, la causa del litigio, la gelosia dell'uomo. Vibo Valencia, clan Patania stangata in primo grado, 9 condannati su 14 imputati, si chiude il processo contro il clan di Stefanaconi. Andiamo avanti, la fotonotizia, Cetraro, vedete, scontro fra tre auto, morto tra i feriti, la moglie incinta. E poi il taglio basso, direttore generale, pronto il bando, città metropolitana, strappo con l'attuale direttore generale di Palazzo Alvaro, Antonino Minicucci. Solo dopo quello
appello per il segretario, nessun portavoce e capo di gabinetto interno. Province, Viscomi, che è il vicepresidente della giunta regionale calabrese, afferma inutili polemiche, stiamo facendo ordine, interviene il vicepresidente dunque della giunta regionale. Gioia Tauro, vertenza Porto, il giorno decisivo per conoscere il futuro dei 400 esuberi, e poi a Reggio incendiata l'auto del parroco di Bocale. Il resto è sport, come ogni lunedì vedete ancora una sconfitta per il Crotone, perde anche a Napoli, due rigori negati alla formazione pitagorica, il Cosenza sorride con Statelle tedeschi, Catanzaro KO al 90esimo è aggredito dai tifosi, Vibonese vittoriosa, la Regina scivola adesso in classifica, la Viola battuta ma ancora può sperare. Lasciamo il quotidiano del sud, siamo già alle cronache delle Calabrie, vedete subito l'apertura dedicata naturalmente all'aeroporto dello stretto del Rio, tratta con Alitalia, Falco Matà al Lingotto con i vertici del PD, strappa l'impegno di ministro e partito. Andiamo avanti, fotonotizia di centropagina, muore in un incidente d'auto, ferita anche la moglie incinta, in sala operata Ori, altri due giovani, uno è gravissimo, è quello che è accaduto nello scontro avvenuto nella notte fra sabato e domenica sulla statale 18, sul lungo rettilineo fra Cetraro e Acqua Appesa. Scalea invece, ieri uomo, oggi donna, il percorso di Michel, ancora politica, e Renzi al Lingotto, cita Dario Brunori. Reggio Calabria, patti del sud, domani arriva De Vincenti per verificare la spesa, e poi la ricetta del Movimento 5 Stelle per Villa San Giovanni in vista del rinnovo del Consiglio Comunale, voto di primavera. Lo sport in alto, la Serie A, come vedete l'arbitro penalizza il Crotone a Napoli, il Cosenza torna a ridere, Gina KO a Matera, Vibonese sorprendente, Melfi male, il Catanzaro che perde nel finale. Vedete Gazzetta, Ultras del Catanzaro aggrediscono Gomez e Leone, il successo dunque ieri dopo la sfida di Melfi persa al 90esimo dalle Aquile, i giocatori del Catanzaro Gomez e Leone sono stati aggrediti, razzisti che odiano la Calabria, invece il titolo di apertura, quella frase sull'incidente assoverato, un in meno avanti il prossimo, e li chiamano social network, le cattiverie contro i meridionali quando la stupidità diventa violenza. Fotonotizia di centro pagina per spostarci a Cirò, ieri un corteo per non dimenticare Antonella, vedete la fiaccolata di dolore e speranza alla presenza anche del governatore calabrese Oliverio e di tanti amministratori, di spalla Cetraro, carambola sulla statale, un morto e quattro feriti, Reggio aeroporto, mercoledì nuovo vertice al ministero a Vibo, clan Patania, 9 condanne e 5 assoluzioni, Catanzaro accoltella la compagna, la figlia chiama i carabinieri, per il campionato di Serie A Inter 7 bellezze, la Roma c'è, torna a meno 8 dalla Juve che ha battuto venerdì il Milan, il Napoli stende il Crotone 3-0 tra tante polemiche, abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti con, qua, per quanto riguardava le prime pagine delle testate dunque calabrese. Situazione meteo tra pochissimo, poi i titoli di coda del nostro TG News, grazie per averci seguiti, la linea ritorna alla nostra redazione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto, riepilogo.
Una folla commossa, composta e colma d'affetto per il suo concittadino strappato alla vita in giovane età, ha dato nel pomeriggio di sabato nella chiesa matrice di Patrizi l'ultimo saluto a Leandro, il ragazzo di soli 13 anni travolto da un treno. La presidente della Camera dei Deputati sbatte in faccia la porta ai giovani musicisti calabresi impegnati contro la 'ndrangheta. Lettera aperta del presidente Furcio alla Boldrini, scoppia il caso. A faccia a faccia di Giovanni Minoli sulla 7, il punto con Vincenzo Linarello, presidente di Goella Consorzio Sociale, che lotta contro la 'ndrangheta in Calabria e nel resto d'Italia, uno dei protagonisti della Tre Giorni del Lingotto. Quello di Linarello è stato uno degli interventi più applauditi e twittato anche da Renzi, che scrive in prima fila contro la 'ndrangheta, l'ho incontrato la scorsa settimana nella Locride. Le fiamme gialle del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, hanno individuato e sequestrato due container provenienti dalla Cina, contenenti giocattoli contraffatti. Calabria presente alla 43esima mezza maratona di Roma, grande delegazione nella capitale per testimoniare come il camminare bene equivale a farsi del bene in occasione dell'Obesity Day. Sport, ultimo incontro in Serie D per il Volley Roccella, che vola in Serie C. Mega festa insieme a sportivi e tifosi ieri a Roccella Ionica.